Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Cantine d'Italia. Siamo nell'area del Chianti, una zona mitica per l'enologia, è una zona fantastica per quello che riguarda il vitigno sangiovese. Poi ne parliamo in modo più approfondito con l'enologo che è nostro ospite questa sera. Aspettiamo come sempre un paio di minuti perché così incominciate a collegarvi. Spero che tutto vi vada bene, il tempo è un po' così così, anche qui a Perugia da dove trasmettiamo. Quindi vi ricordo nell'attesa di cliccare su mi piace a questo video per fare in modo che tutti possano conoscere le attività dei nostri ospiti che di volta in volta si alternano ai nostri microfoni e anche condividere questo video tra i vostri contatti, in modo tale che invitiamo sempre più persone a partecipare a queste nostre attività di divulgazione e, perché no, anche di condivisione, di amicizia delle attività enologiche che svolgono i nostri ospiti. Poi, dopo, per il prossimo anno ci sono tantissime novità, tantissime nuove iniziative che non mancheremo di rendervi partecipi ogni volta che ci collegheremo. Tante, tante novità, tante tante attività. Vedo che il nostro ospite è collegato, quindi non ci tratteniamo oltre e quindi do il benvenuto. Un attimo, solamente un attimino, ecco, siamo pronti, siamo nel regno del Chianti, quindi diamo il benvenuto a Dadolfo Benvenuti, enologo della cantina Badia di Morrona. Ciao, benvenuto Ciao tra di Dario, noi. buonasera. Grazie per aver Buonasera a accettato il tutti. nostro invito. Allora, io sono Adolfo Benvenuti, sono l'enologo di Badia di Morrona, che come hai già fatto te la premessa, è una cantina in Toscana. Precisamente siamo a Terricciola, quindi nel cuore proprio della Toscana, fra le tre province di Pisa, Livorno, Firenze, diciamo equidistante da tutte e tre le città. E siamo in una realtà che ormai da anni è espressione comunque di grande qualità e di aziende che investono molto in questo territorio e che sta crescendo non solo per il Chianti, ma anche per una nuova DOC che è nata negli ultimi 10 anni, che si chiama DOC Terre di Pisa e che trova proprio in Terricciola la sua massima espressione. Ecco, quando si parla di Chianti si parla di uno dei miti enologici del nostro territorio, una delle prime denominazioni di origine, se non la prima addirittura riconosciuta, e quindi insomma ci avviciniamo anche con rispetto a questo vino. La storia di Badia di Morrona, chi è che l'ha creata, da quanto tempo è nata? E il territorio su cui si estende, qual è? Ok, allora, l'azienda Badia di Morrona nasce nel 1939 grazie a quello che è stato il padre dell'attuale proprietario, e quindi Egidio Gaslini Alberti, che aprì appunto questa azienda che, diciamo, per quei tempi più che chiamarla azienda era più adatto forse chiamarla fattoria, perché comunque ancora in quei tempi il vino circolava poco in bottiglia, si faceva più che altro vino sfuso, vino in damigiane, e l'azienda inizialmente si estendeva per 400 e per 300 ettari, di cui una quarantina già abitati. Col passare degli anni l'azienda è molto cresciuta, quindi diciamo dal fine anni 80 a Badia di Morrona ci siamo detti: ok, basta ora col discorso solo sfuso e solo damigiane, cominciamo a fare qualità come il consumatore ci chiede. E quindi sono stati impiantati nuovi ettari vitati. Adesso abbiamo una proprietà che si estende per circa 500 ettari nel totale, di cui 105 sono vitati. Abbiamo circa 30 ettari di oliveto. Abbiamo una cantina chiaramente aziendale nostra, un frantoio aziendale dove frangiamo
tutte le nostre olive di produzione, più frangiamo anche olive per altri. E abbiamo anche un grosso parco di agriturismo, nel senso sono state ristrutturate una serie di case coloniche che sono situate proprio in mezzo alle vigne, poi se uno va sul sito le può vedere. Sì, adesso che andiamo. Le bellissime ville già con la piscina e tutto, e abbiamo circa 120 posti letto in struttura di agriturismo. Beh, insomma, è un'azienda importante, un'azienda estesa. I vostri clienti quali vini preferiscono? Su che prodotti si orientano quando devono acquistarli? E il mercato estero com'è? Ok, allora, sicuramente il vino più rappresentativo dell'azienda e quello che è considerato ormai il cavallo di battaglia è il nostro Chianti. Quello che andiamo ad assaggiare dopo insieme, praticamente, il Sodi del Esatto. Paradiso. Però sta trovando molto mercato anche il Vermentino, che diciamo sta diventando un po' un vitigno autoctono della zona. A Terricciola ci sono molte superfici vitate appunto coltivate a Vermentino e trova una buona espressione perché comunque i terreni sono di natura fossile, quindi ne viene un vino sapido, molto minerale. E quindi direi Chianti e Vermentino come prodotti, diciamo, base, e poi chiaramente tutti i vini di fascia alta, fra cui Sangiovese in purezza che fanno affinamento in botte, piuttosto che i bordolesi che affinano in barrica. Ecco. Certo. Poi il Vermentino, ricordiamo che è uno dei vitigni tipici, insomma, della Toscana, perché tante volte uno magari pensa magari più alla Sardegna, no? Ma la Toscana, il Vermentino è proprio uno dei suoi vitigni, assolutamente. Fantastico. Senti, io vorrei dare uno sguardo alla vostra produzione, per fare questo mi collego al vostro sito di Badia di Morrona e andiamo su i vini e magari ne parliamo insieme. Certo. Eccolo qui, un attimino che qui dalla regia cambiamo un attimo un paio di cose e siamo pronti. Ecco qui, vogliamo partire dal bianco della Badia? Dalle selezioni. Sì, allora, Bianco della Badia e Rosso della Badia, diciamo, ti do due parole. Sì. Sono praticamente due prodotti che abbiamo creato circa un paio di anni fa, diciamo proprio come entry level per la catena Horeca, quindi più un vino, diciamo, da aperitivo sia sul bianco che sul rosso, per soprattutto per ristoranti e bar, ecco. Il bianco è principalmente Trebbiano e Vermentino, mentre invece il rosso è a base Sangiovese, con poi un po' di vitigni complementari che variano un po' da anno a anno in base a quello che sono le richieste poi del mercato, ecco. Certo, sto facendo. Comunque in ogni caso si tratta di vini molto facili, vini da bere nell'annata, abbinamenti semplici, quindi più che altro, ecco, ti dicevo, proprio vino da aperitivo, ecco. Vino molto semplice. Invece quando parliamo del felciaio? Allora, il felciaio appunto è il Vermentino che ti dicevo prima, ecco. È un 100% Vermentino, è un vino su cui crediamo veramente molto, è un vino che affina semplicemente in acciaio e chiaramente questo è ideale per, non solo per l'aperitivo, ma anche per accompagnare un pranzo di pesce, ma anche con della, puoi azzardare anche con della carne bianca, ecco. È comunque un vino già un pochino più complesso e trova espressione, migliore espressione a tavola, ecco. E questo anche fa solamente acciaio. Sì. Poi parliamo invece del Suvera, la Suvera. Ok, poi parliamo della Suvera, che invece è un bianco, chiamiamolo elaborato, un bianco internazionale, è a base di Chardonnay e Viognier. E lo Chardonnay affina per circa 6-7 mesi in barrique, dopodiché viene assemblato con il Viognier, che invece fa solo affinamento in acciaio, quindi ne risulta un vino molto più complesso, ecco, un vino che è bianco ma comunque ha caratteristiche di vita anche molto più lunghe rispetto a un Vermentino. Ho capito. I Sodi del Paretaio invece lo assaggiamo insieme, poi parliamo dell'uno e anche della riserva. Invece sì. Il Taneto, Toscana Rosso.
Allora, Taneto è un blend di Syrah, Sangiovese e Merlot. È un vino che fa affinamento. Nella fattispecie, Syrah affina in cemento, Sangiovese in botte e Merlot in barrique di rovere francese da 225 litri. Dopodiché viene assemblato. È un vino che ha un ottimo mercato italiano, ma è forse il vino che vendiamo più di tutti all'estero, perché comunque è un vino principalmente internazionale, ecco. Ho capito. E poi ancora tornando sul Toscana Rosso, Nantia o Nantia, Sì, non so come si esatto. pronuncia. Anche Nantia è un Toscana Rosso, è un blend di tipico bordolese, quindi Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Queste tre varietà affinano tutte separatamente in barrique di rovere francese, dopodiché viene fatto l'assemblamento e andiamo in bottiglia con questa tipologia di vino che anche in questo caso qui ha un ottimo mercato italiano, è molto conosciuto sia in Toscana che in Italia, ma anche un mercato, ha anche una grossa fetta di mercato estero. Ho capito, quindi questo è un taglio bordolese, tipico taglio bordolese, aggiungerei. Esatto. Senti, voi qui usate 15 mesi di rovere francese, invece ho visto che precedentemente praticamente era tutto quanto acciaio. Stiamo salendo di qualità o è una scelta proprio per la tipologia di vino? No, allora, chiaramente queste tipologie di vino richiedono un affinamento in barrique. Ora, sui vini quelli che privilegiano la bevibilità, quindi c'è cioè la facilità di beva, come scelta aziendale cerchiamo di usare meno possibile il legno, quindi privilegiamo l'acciaio ma anche il cemento, soprattutto sui vini rossi. Mentre su vini di struttura, di scorpo, di intensità, soprattutto sugli internazionali, preferiamo continuare ad affinare in barrique. Ho capito. Allora, ancora adesso parliamo invece di una nuova denominazione che l'hai detto prima, che è il Terre di Pisa, Esatto, il Vignal. questo è un Terre di Pisa, nella fattispecie è un Terre di Pisa Sangiovese, 100% Sangiovese, questo è il vino proveniente da un'unica vigna, appunto chiamata Vigna Alta, che dà il nome al vino. Qui c'è tutta una selezione particolare delle uve che arrivano in cantina, vengono lavorate, macerazioni lunghe, spinte, per cercare di estrarre al massimo sul tipo di uva, dopodiché questo qua invece di affinare in barrique affina in botti di rovere francese da 25 ettolitri. Abbiamo notato che il Sangiovese in Toscana, soprattutto il nostro, sopporta meglio un affinamento in botte piuttosto che in barrique e quindi l'abbiamo voluto fare con questa linea qui. E è diventata appunto un Terre di Pisa, che è una nuova DOC che sta avendo molto successo, soprattutto nelle ultime anteprime che abbiamo fatto. Tra l'altro, il 2016 ha preso anche i tre bicchieri del Gambero Rosso, insomma, ha avuto già una buona serie di riconoscimenti. Ho capito. La scelta di fare una parte in piccole barrique e il resto tutto in botte, da che cosa deriva? Per accendere un pochino di più i profumi oppure? No, soprattutto riesce a stancarlo meno il vino in botte rispetto alla barrique. La barrique tende a coprirlo un po' troppo, il Sangiovese. Ho capito. Poi rosato. Ok, Come rosato mai il invece è rosato? Una questione di l'ultimo mercato? nato in casa Badia di Morrona, è stato il primo imbottigliamento appunto il rosato 2019. È un vino fatto col 100% di uve sangiovese, quindi vinificate in bianco. La mineralità e la sapidità è il suo cavallo di battaglia. E questo fa solo affinamento in acciaio, chiaramente viene trattato come un bianco e quindi è ideale come aperitivo, ma come abbinamento anche con qualsiasi tipo di pesce. Può sostituire qualsiasi tipo di bianco a tavola. Beh, io il rosato lo amo molto, anche perché va bene d'estate e va bene d'inverno. E poi Bravo, esatto. spesso l'abbinamento ti risolve degli abbinamenti, no? Proprio perché non puoi mettere un rosso, non puoi mettere un bianco,
è un po' una via di mezzo. Comunque è molto beverino, a me piace molto il rosato. Poi il vostro l'ho assaggiato, quindi lo conosco. E che tipologia di lavorazione avete per fare il rosato? Andate il rosato lo trattiamo come un bianco, quindi praticamente le uve rosse a mano, le pressiamo immediatamente, chiaramente facciamo pressature soffici e poi la parte quella della pressatura più spinta va direttamente col rosso, dopodiché lo facciamo fermentare come se fosse un vino bianco e poi lo teniamo sulle sue fecce fini in acciaio, conservazione in acciaio, come se fosse un vermentino, fai conto, e poi verso la primavera andiamo in bottiglia. Ok, quindi non fate una macerazione breve, insomma, per il colore? No. Ho capito. Allora, io invece due parole in più vorrei che me le spendessi qua sopra, perché io questo vino lo amo, quindi te lo dico proprio, ho avuto modo di assaggiarlo, che è il Vinsanto. Ok. Allora, senti, il Vinsanto è forse il prodotto a cui destiamo più attenzione, perché innanzitutto viene raccolto in due epoche separate, perché viene fatto con Trebbiano, Malvasia e Colombana. Uh-huh. Dopodiché vengono raccolte tutte a mano le cassette, vengono stese le uve su dei tralicci, dei graticci, scusami, e viene messo in un locale apposta per l'appassimento. Per disciplinare il Vinsanto, specialmente quello del Chianti, può essere lavorato dal 5 di dicembre in poi, quindi ancora adesso è nelle sue stanze a cercare di concentrare gli zuccheri e niente, dopodiché viene portato giù quando si ritiene utile il livello di maturazione e concentrazione zuccherina, viene pressato e dopodiché si fa partire la fermentazione alcolica in acciaio e dopodiché quando la fermentazione alcolica è avviata il mosto viene trasferito nei caratelli e finisce di fermentare nei caratelli e sosta lì per almeno 5 anni. Ok, quindi io vedo qui sulle note tecniche il mosto riposa in caratelli da 110 litri per almeno 4 anni, quindi voi fate invece 4 anni, ma non sono mai ne sono sempre almeno 5. Ma fate anche, cioè praticamente per l'impedimento che fate? Li spostate di caratelli in caratelli o rimane sempre sullo stesso caratello per 5 anni? No, rimane sempre sugli stessi caratelli. Ah, quindi rimane proprio sulle feci, rimane tutto, rimane, ok. Vengono scelati pure i caratelli proprio. Perdonami, non ho capito. Vengono ceralaccati con la ceralacca. Ah, ecco, pensa un po'. Vengono tappati quando la fermentazione comincia a non essere tumultuosa, che il tappo non rischia di scoppiare, vengono o murati col cemento o ceralaccati con la ceralacca. Ho capito. Senti, una cosa, al momento dell'imbottigliamento il vino è pulito, è limpido, perché sta tutto sul fondo. Sì, ascoltami, chiaramente la parte che rimane nel fondo, che è chiamata quella densa, è la madre, sarebbe certo. La madre del Vinsanto, viene recuperata e viene riutilizzata per il Vinsanto successivo. La parte che viene pescata è quella più limpida, il vino non viene chiarificato, assolutamente. Questo lo so. Viene solo un pochino filtrato per non creare dei depositi e dopodiché va in bottiglia. Sì, no, non viene perché, a parte che si vede dalla fotografia, si vede io. Ma io ho avuto modo di berlo, di assaggiarlo, non ricordo bene. È scuro, cioè nel senso non è proprio chiaro. Esatto. Perché non viene trattato con nessun tipo di chiarificante. Infatti. Senti, a parte i tozzetti, visto che ci fai anche gli abbinamenti stasera, no? Ma a parte i tozzetti, io il Vinsanto vostro, ma in generale anche l'occhio di pernice, gli altri, per me l'abbinamento è con se stesso. Per me. Cioè nel senso me lo bevo bene da solo, insomma, ecco, senza che ci metto niente insieme, ma insomma i tozzetti, no, ci stanno sempre bene col Vinsanto. Ma a parte questo qui, che cosa consigliate voi? Ma allora io, ascoltami, sono un amante dell'abbinamento con i formaggi salati, perché ecco. Comunque a fine pasto una buona dose di pienza, cosa ci metteresti? Il Vinsanto bello concentrato che ti pulisce la bocca dalla sapidità del formaggio, secondo me è un abbinamento perfetto. Ecco, teniamo conto per diciamo chi è che ci segue, che
la morbidezza del vin santo, la dolcezza del vin santo serve proprio a, per contrapposizione, a stemperare i sapori forti di un pecorino magari, o Esatto, anche, esatto. certo, quindi, cioè, quindi va per contrapposizione, e quindi è sicuramente un ottimo abbinamento. Ripeto, io sono un purista per determinati vini, e il vin santo è uno di questi vini che a me piacciono. Io preferisco berlo da solo. Poi, se ci abbiamo i tozzetti, sicuramente ci sta bene. Ma insomma, è un vino che trova parecchie applicazioni, non solamente quelle classiche più conosciute. Insomma, ecco tutto qui. Adesso io passerei invece all'assaggio. Andiamo sul Chianti. Noi abbiamo il Chianti, e poi però ci parli anche della riserva. Ok, Certo. quindi Chianti. Questo è Chianti di Allora. Occhi, voi non siete nella zona, non del Chianti classico, questo è un Chianti di No, OPG. no. Noi siamo nella zona del Chianti generico. Il Chianti classico invece comprende le province di Siena, Firenze e basta, No, stop. perché Noi ricordo saremo che... addirittura nella zona del Chianti Colline Pisane. Però Ecco. non lo rivendichiamo perché comunque non è che poi sia una zona così, cioè soprattutto sul Chianti non è che faccia la differenza la denominazione, la sottodenominazione. Certo. Il nostro Chianti appunto è il sodo del paritaio, è il Mando il nostro cavallo di link, io mando battaglia, il quello che link adesso, conosciamo. se mi permetti, che è questo qui, che Sì, appare esatto. anche nella chat, in modo tale che chi vuole clicca direttamente sul link che appare in chat e va sul vostro sito internet. Adesso ti metto un attimo, ti oscuro un momento, ok? E eccolo qui. I Chianti dei soldi del paretaio, eccolo qua. Cantina Badia di Morrona. È un blend, chiaramente Sangiovese, Cabernet Sauvignon. Adesso poi ce lo spieghi meglio, insomma. Allora, sì, è un blend nel senso che comunque sia non è un Sangiovese in purezza, anche se diciamo l'85% del vino è comunque da uva Sangiovese, il restante 15% si compone un po' a seconda dell'annata fra Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon, che possono partecipare insieme tutti o in parte. A seconda del tipo di annata e del tipo di vino che vogliamo ottenere. Ok, questo fa Allora, solo cemento e acciaio. esatto, fa fermentazione alcolica e malolattica in acciaio, dopodiché subito in inverno, quindi già da ora prepariamo subito la massa e la facciamo affinare in vasche di cemento. Perfetto, affinamento prima di mettere in commercio? Quant'è? Ma ascoltami, circa dai 6-7 mesi, ecco, almeno. Se, eh Poi può sì, essere spinto anche successivamente un po'. io sono un pochino per gli affinamenti lunghi personalmente, quindi io lo apprezzo molto se ci stanno 7-8 mesi, insomma. Passiamo un attimo alla degustazione, che magari tu ci guiderai un momento su questo, diciamo, su questo passaggio, no? Allora, io l'ho già versato da un po'. È un profumo intenso, sicuramente è tipico di questo blend che ci hai Che poi raccontato prima. ti dico, 2019 è stata una buonissima annata, soprattutto in Sì, questa anche da noi zona. è stata una fantastica annata, vero? Assolutamente. Ma il naso è tipico di un Sangiovese abbastanza nuovo, ecco. È un bel frutto rosso, bello ampio, Non un fresco, frutto comunque non maturo, questo qui è un frutto pesante, ecco. abbastanza giovane. Giovane, è una frutta che sta raggiungendo la maturazione. Probabilmente ci vuole anche un po' più di affinamento, magari in bottiglia, ancora qualche mese. Bene gli fa sicuramente. È un vino che questo dura ancora degli anni perché Sì, c'ha già il certo. tannino, c'ha l'acidità, c'ha la struttura, c'ha molto. A mio parere. C'ha un bel fruttato, una bella viola, più anche un bel ribes,
rosso, non nero, un bel ribes rosso, una bella prugna tonda, sempre di quelle rosse, non tanto nere, cioè quindi ci avviciniamo proprio a questo qui. Legno ovviamente non la fa e neanche ci sta, il tannino lo sento bene, scorre agevolmente in bocca, ti lascia una bella bocca pulita e sapida anche. Piace molto, questo cerca la ciccia in tutti i modi, spalleggia in bocca, si muove perché questo vuole la ciccia. C'ha una Credo. bella Poi acidità che gli effettivamente. porta, lungo il sorso. Sì, un lungo. Tranquillo, lo bevi benissimo questo vino qui. Di sicuro successo a tavola. Non c'è neanche. Senti che bocca. È un Bello. tannino molto, molto, molto ben lavorato, cioè noi non spingiamo macerazioni lunghe, cioè il Chianti deve essere un vino che si fa in 5-6 giorni, cioè Questo arrivano le è un uve, tannino. fermentano, appena c'hai colore, c'hai frutto, svini subito, piuttosto lasci finire le fermentazioni senza È un imbuto. tannino snello, oserei chiamarlo. Esatto, deve essere un tannino veloce da bere. Sì, bravo, è snello, sì, infatti. Cioè. Yes. Poi dopo qualcuno ci avrà a che dire su quello che il termine che ho usato, ma insomma, comunque, No, per capire che entra, va in bocca, poi va via subito, ti lascia una bella bocca non lascia fruttata. aggressività, ecco. No, 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 assolutamente, però ci sta, si sente, ci sta. Ecco perché Sì. dico cerca la ciccia, perché insomma, lasciarlo da solo è quasi un peccato, insomma, un vino così. Mentre sul Vinsanto, io ti ho detto, sono un purista per questi vini, quindi io tendo a berlo da solo perché mi dà parecchio gusto. Almeno il primo assaggio, il secondo assaggio devo bere da solo e poi lo posso abbinare. Questo lo bevi, ma lo bevi bene a tavola, a mio parere, cioè devi sicuramente metterci qualche cosa insieme. Io direi anche una bella lasagna, insomma, una lasagna con berrago di Sì, carne. Vabbè. certo, assolutamente, Oppure, assolutamente. se ci Sul volessimo primo mettere, piatto, ecco, lo sai che ti trovo benissimo. adesso subito, subito l'accostamento giusto? Con Dupisci. Ma Con i pici. ascolta, io lo bevo molto volentieri anche con un antipasto, quindi un pochino Salumi. di salumi, assolutamente. Un Un pochino di antipasto. salumi, un formaggio non troppo stagionato, però secondo me è perfetto come primo vino da bere in una scena abbastanza Io composta. ci metterei anche una. Mo ci, poi ci fermiamo perché qui è ora di cena, se no ve ne famo a tutti quanti. Ma se usiamo una bruschetta con lardo di colonnata solo per Bravo, me, io esatto. penso che è Sì, perfetta perché sì, questa acidità, questo tannino snello che abbiamo detto, questa bella bocca che ti lascia. Cerca un po' di grasso, cioè cerca il grasso, non un po' di grasso, cerca il grasso, quindi io credo che un lardo di colonnata ci sta molto bene. Meglio sulla bruschetta perché mi si scioglie, no? Mi si crea quell'aroma, quella cosa. Senti, la riserva invece. scusa un attimo, l'allarme non lo metto. No, no, scusa, tanto Allora, pensiero. la riserva invece è un vino che abbiamo fatto da 5-6 anni e praticamente è un 100% Sangiovese, invece, e viene raccolto l'uva a mano e fa affinamento. Aspetta, ti faccio aprire la scheda. No, no, vado, vado. Ah. Ecco. Sono detto, riserva. Eccolo qua. Eccolo. E questo qua fa fermentazione alcolica e malolattica in acciaio, dopodiché affina per 18 mesi, diciamo, in botti di rovere francese da 25 ettari. Ho capito. 5-7 anni, 100% Chiaramente esatto, questo sangiovese. da bere un pochino più in là, comunque Certo. un tannino un pochino più complesso, chiaramente, anche derivante da macerazioni un pochino più Beh, ma spinte, poi fa, la facendo maturazione botte da dell'uva 26 un pochino più ettolitri, spinte. neanche botti gigantesche, sono botti da 26 ettolitri per 18 mesi, insomma, ci aspettiamo sicuramente qualche cosa di più strutturato, insomma, è ovvio, Certo. assolutamente. Senti, che progetti ha la Badia di Morrona per il futuro? Cosa ci dobbiamo Allora, aspettare? senti, i progetti sono quelli, abbiamo già un'ottima carta dei vini, quindi per adesso non pensiamo di dover implementare con altri vini. Abbiamo creato il rosato l'anno scorso e l'obiettivo è quello di
migliorare ancora di più la qualità dei vini che abbiamo in carta, assolutamente. Quindi migliorare la qualità, e questo, su questo qui non ho assolutamente dubbio, ma a questo punto ti faccio la domanda finale, concludiamo questa piacevole chiacchierata. Dai un buon motivo a me e agli spettatori per acquistare. Perché dobbiamo acquistare i vini di Badia di Morrone? Un buon Allora, motivo, almeno uno. io acquisterei vini di Badia di Morrona perché sono vini che hanno un'identità, sono vini in cui senti il territorio, in cui senti la mano dal primo all'ultimo, se ti concentri riesci a riconoscere la linea che viene seguita aziendalmente e la mineralità e la sapidità che si trova in determinati vini di Badia di Morrona è veramente difficile da trovare in altri. E mi sembra un ottimo motivo. Io a questo punto, Adolfo, ti ringrazio, faccio i complimenti e verso un altro po' di vino per fare un brindisi. Eccolo qui perché l'ho finito, non sembra, ma insomma, poi alla fine questo è un vino che si beve, come dicevamo prima. Va bene? Faccio un brindisi a te e faccio un brindisi a Badia di Morrona. Grazie e complimenti. Grazie. Auguri. Auguri a tutti. Ciao. Ciao. Ringrazio chi ci ha seguito. Vi chiedo di mettere un mi piace a questo video e condividerlo chiaramente, ricordando che lo trovate da domani sul nostro canale YouTube Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, sul nostro profilo di Instagram As Som a Tavola con Bacco, sulla nostra pagina Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, sui nostri gruppi e diciamo sul web. Quindi da domani potete rivederlo e anche condividerlo con i vostri amici. Un grazie a tutti quanti, ci rivediamo venerdì, non domani, venerdì, sempre alle ore 18, perché chiudiamo la nostra carrellata, temporaneamente chiudiamo la nostra carrellata di cantine, quindi la nostra rubrica Cantine d'Italia per le festività natalizie e ci rivedremo poi dopo la Befana. Vi do vi ringrazio e vi auguro come sempre tanta felicità e tanta salute. Venerdì andremo in Sicilia. Ciao!